Ciao Matteo, dici che se oggi facciamo la recensione senza Andrea Soffientini, lui si arrabbia? Grande, No, perché la fai con me. andiamo. Ciao ragazzi, oggi mi aspetta una giornata molto intensa. Andrò alla Compass Academy, ma prima di quello mi fermerò al Montestella a parlare con Gabri della nuova Infinity React, la scarpa Nike che è appena uscita o uscirà il 30 gennaio. Gabri la sta testando già da diverse settimane, ha corso 150 km, vediamo cosa ne pensa e soprattutto vediamo se è la scarpa che consente di ridurre gli infortuni. Ciao Gabri. Ciao a tutti, ciao Massi. E oggi vi racconto un po' delle novità di casa Nike. Gabri, mi potresti raccontare di queste nuove Infinity React? Queste nuove scarpe mi hanno lasciato felicemente stupito perché sono una novità, secondo me, nel marchio di Nike. Presentano una calzata differente da quello che siamo abituati. Infatti hanno un supporto antipronazione dalla parte tallonare fino alla fascia mediale del piede e presentano anche una calzata molto larga che permette alle dita di stare molto comode, al piede di stare comodo all'interno della scarpa. E questo secondo me è un valore aggiunto che nei modelli Nike mancava. A chi sono adatte? Secondo me sono adatte un po' a tutti, non per fare grandi tempi, quindi non per andare forte secondo me, e soprattutto anche non per le lunghe distanze, quindi secondo me una mezza corsa tra l'1,30 e l'1,45 è perfetta per essere fatta con queste scarpe. Raccontaci anche un attimo della tomaia. La tomaia è in Flyknit, è molto comoda, è come ormai siamo abituati a calzare anche negli altri modelli di Nike. Secondo me forse per una scarpa stabile questa va un po' a perdere di appunto stabilità quando i chilometri diventano molti e la scarpa diventa un pochettino più usurata perché il Flyknit tende a lasciarsi un po' andare e quindi già con la calzata larga il piede non si trova più molto stabile all'interno. Tra gli iscritti a YouTube ci sono delle persone che mi hanno chiesto: sono anche adatte alle ultramaratone? No, direi assolutamente no. Quindi un no deciso su questo, sulle lunghe distanze non le userei. So che quest'anno non sono ancora state lanciate le Vomero 15, dici che le Infinity sono un sostituto delle Vomero 15 oppure no? Sì, può essere, vista soprattutto la trasformazione che c'è stata nelle Vomero 14, che sono completamente un'altra scarpa, come abbiamo visto già dalle recensioni del blog sulle Vomero 14 rispetto alle 13. E questa può essere una scarpa un pochettino più comoda, adatta a ritmi anche più tranquilli, leggeri, che potrebbe essere un buon sostituto per chi è appassionato del vecchio modello Vomero.
E Gabri, le utilizzeresti anche per l'aperitivo? Sì, dai, Nike fa sempre bella scena all'aperitivo. E quale pensi che sia la durata di questa scarpa? Ah, per ora ho corso 150 km e zero problemi, quindi però ovviamente sono ancora le fasi iniziali dell'utilizzo. Secondo me comunque non meno di 600. 600 km può essere un buon chilometraggio appunto per utilizzare questa scarpa. E invece non so se le hai provate nelle ripetute, cosa ne pensi? A dire la verità, non le ho usate ancora in ripetute perché avendo altri modelli come le Zoom Fly o le Vaporfly, ho sempre preferito utilizzare appunto modelli già studiati per correre un pochettino più velocemente. Quindi queste le ho sempre usate nelle uscite quotidiane a ritmo tranquillo e gestito. Preferisco usarle su questo tipo di uscite. Ritieni che sia un modello adatto anche a corridori con calzata neutra? Sì, assolutamente sì, perché vale la pena ricordare che la pronazione è un movimento del piede naturale, ovviamente, e i problemi nascono quando si va in iperpronazione. Questo piccolo sostegno quindi aiuta sia chi ha un eccesso di pronazione, sia chi magari è dovuto per problemi di stanchezza lungo i chilometri, fa cedere un pochettino la caviglia. In questo caso, quindi, anche chi ha appoggio neutro riceverà beneficio da quel piccolo sostegno che c'è all'interno della scarpa. Una delle caratteristiche di questa scarpa, soprattutto a livello marketing, è il fatto di consentire ai podisti di non infortunarsi. Cosa ne pensi? Ah, per fortuna io non mi sono infortunato né prima né dopo l'utilizzo, quindi non posso garantire, però so che Nike ha condotto uno studio su 226 podisti, preparandoli a una mezza maratona. Metà di questi hanno usato le Structure 22, che sono la scarpa stabile di Nike, e l'altra metà ha usato la Infinity Run. E l'incidenza degli infortuni sul secondo gruppo, cioè su quelli che hanno usato la nuova scarpa, è stata del 52% inferiore. Quindi questo sicuramente è una prova empirica e tangibile del fatto che la scarpa può essere un alleato con la prevenzione degli infortuni. Certo Gabri, sei pronto a provarle? che sì, iniziamo a correre. Sì, adesso facciamo un bel video e non so se riuscirò a starti dietro, però vediamo. Sì, è con Andrea che hai problemi, con me non hai problemi. Ciao, grazie, a Ciao. dopo. Ciao ragazzi, siamo tornati alla panchina, siamo giunti alla conclusione della recensione. Due piccole cose. Beh, innanzitutto Gabriele, bravissimo, mi sono dimenticato di salutarlo alla fine del video, ma lui ha detto tutto, quindi non è assolutamente mancato niente. Sicuramente vi sareste chiesti come mai chiedo ai podisti di sedersi sulla panchina, tutti si muovono e quindi ogni tanto viene il mal di mare a chi guarda la recensione. In conclusione, le Infinity React sono un modello di scarpe non ancora presenti nel catalogo Nike che permettono, almeno secondo l'azienda americana,
di ridurre il numero di infortuni. Né io né Gabri ci siamo infortunati in maniera frequente durante il nostro percorso podistico, chiaramente lasciamo a voi stabilire se queste scarpe sono adatte al vostro profilo di corsa. Gabri è stato davvero preciso e rigoroso nella descrizione della scarpa. L'unica cosa che mi sento di aggiungere per le Infinity è che rispetto alle Epic, le Infinity sono sicuramente più larghe, sono sicuramente più ammortizzate ed offrono a un maggior numero di podisti la possibilità di sfruttarle. Se avete domande su questa recensione vi prego di chiederle nei commenti qua sotto, altrimenti vi chiedo anche di indicarci quale potrebbe essere la prossima recensione, sapendo che novità in questo momento ce ne sono parecchie e con Andrea Soffientini parleremo di una di quelle che voi riterete più opportuno. Grazie, ciao e a presto e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! In cosa si differenziano rispetto alle Epic e le Odyssey React? Non sono pronto. Tanto questo lo tagliamo. Raccontaci un po' di te. Allora, io sono un corridore da ormai 4-5 anni, si può dire. Le mie specialità sono soprattutto 10 e mezze, non sono ancora un esperto di maratona, anche se ne ho corse 5. Cosa preparerai quest'anno? Quest'anno mi dedicherò in primavera a 10 km e mezze maratone con obiettivo la Roma Ostia e poi a novembre correrò la maratona di New York. Quindi obiettivo di tempo? L'obiettivo è correre a 4 km la maratona, però poi tra il dire e il fare vedremo. Quali sono, Gabri, i tuoi personali? Il mio personale sui 10 km è 35,30, sulla mezza 1,18,30 più o meno e sulla maratona 2,50. Grande, grandissimo, però.